Grazie Presidente per la parola. Io mi chiedo veramente con grande ironia profonda cosa il PD e cosa anche il centrodestra abbia fatto in questi 20 anni, 25 anni, 30 anni di amministrazione capitolina sugli autodemolitori. Veramente nulla, zero. Ci ritroviamo con una delibera 181 del 2014 che richiede appunto lo spostamento di questi autodemolitori e il PD cosa ha fatto nell'epoca Marino? Zero, in 3 anni nulla di fatto. Per non parlare poi dell'epoca Rutelli, dell'epoca Alemanno, dell'epoca Veltroni, non è stato fatto niente. Oggi venite qui, dopo un mese di governo dell'amministrazione Raggi, e chiedete soluzioni immediate, tempestive e risolutive, dopo che in 30 anni questa politica, questa mala gestio della politica non ha fatto nulla. Non ha fatto nulla. Ok, detto questo, entriamo nello specifico, nel merito di quello che questa amministrazione ha fatto in questi 12 mesi. Ve lo spiego brevemente, molto semplicemente. Allora, nel periodo commissariale Tronca ha chiuso 2 autodemolitori. Questa amministrazione in 1 anno ha chiuso 13 autodemolitori. Ricordatevelo, imprimetelo nella vostra memoria. 13 autodemolitori chiusi grazie all'amministrazione Raggi. Ricordatevelo, perché sennò poi alla fine dopo la gente se lo dimentica. Scusate, oggi sono un po' agitato su questo tema perché poi alla fine si parla, si parla, si parla, ma non si fa nulla. Tranne qualche mozione, diciamo, presa un po' nei cassetti vecchi, diciamo, di Veltroni, di Rutelli, si tirano fuori i cassetti, si riprendono quelle mozioni, si fanno i copia e incolla e si presentano in aula dicendo noi abbiamo fatto qualcosa. Non avete fatto niente, ricordatevelo. Noi abbiamo inviato a 13 autodemolitori la nota di chiusura, questo grazie alla Polizia Locale, grazie al Dipartimento Ambiente, grazie all'Assessorato all'Ambiente, grazie alla Commissione Ambiente. Abbiamo inoltre inviato a 35 autodemolitori la richiesta di mettersi in regola secondo le norme ambientali vigenti e se, qualora non dovessero mettersi in regola, questi 35 autodemolitori nell'arco dei 6 mesi verranno automaticamente chiusi. Questo è quello che sta facendo passo dopo passo l'amministrazione Raggi, ricordatevelo, 35 autodemolitori, alla quale è stata inviata la richiesta di mettersi in regola nell'arco dei 6 mesi, se no verranno chiusi automaticamente, come i 13. Andiamo avanti, proseguiamo. Centocelle, bonifica. Cosa ha fatto la vecchia politica mentre qualcuno sversava rifiuti urbani all'interno del parco storico archeologico di Centocelle? Chi ha vigilato, chi ha monitorato, chi ha controllato che è stato poi di fatto in quell'epoca creato un danno ambientale che oggi questa amministrazione deve e lo farà, che deve risanare e deve bonificare per garantire ai cittadini della zona un territorio sano, pulito e puro? Questa amministrazione ci sta lavorando e vi dirò come. Cosa ha fatto la vecchia politica? Come ha controllato? Come ha monitorato? Non ha fatto niente. Ricordatevelo. Ricordatevelo. Non ha controllato nessuno. Procediamo. Cosa ha fatto il Dipartimento Ambiente? Allora, su impulso dell'amministrazione Raggi, su impulso dell'Assessorato all'Ambiente e su impulso della Commissione Ambiente, ha stanziato 39.000 euro di soldi pubblici per la caratterizzazione dei rifiuti dell'area di Centocelle all'interno della fungaia. Questo comporterà da parte dei tecnici un'attenta e accurata misurazione e controllo della tipologia e della qualità dei rifiuti solidi urbani presenti nel parco di Centocelle. Successivamente, dopo aver speso 39.000 euro su una caratterizzazione su un territorio vessato, martoriato, che doveva essere difeso e tutelato, questa amministrazione ha stanziato 39.000 euro e in più ha trovato anche i fondi per la bonifica. Cosa ha fatto la vecchia politica? Nulla! Non ha fatto niente! E troviamo i soldi dei cittadini, ricordiamolo, che si aggirano intorno a 1 milione di euro
per purificare, risanare quell'area martoriata che quell'amministrazione che ha governato questa città non ha controllato. Quel milione di euro lo devono pagare i cittadini romani. Per quale motivo lo devono pagare? Perché la vecchia politica non ha controllato e ha impedito che quel territorio venisse martoriato e vessato in questo modo? Per quale motivo non ha controllato? Ora dobbiamo spendere 1 milione di euro per risanare quell'area. Lo faremo, lo stiamo facendo, ma le risposte ai cittadini le dovete dare voi, il Partito Democratico e il Centrodestra, e dire che noi, cioè voi, non avete controllato che quell'area venisse martoriata, uccisa e vessata da personaggi che hanno portato avanti azioni illecite all'interno di quel parco. Spiegatevi ai cittadini e ricordateglielo. Sull'autodemolitore di Centocelle cosa faremo brevemente? Lo chiuderemo. Noi vogliamo ridare quell'area ai cittadini, un'area risanata, un'area pulita, un'area dove i cittadini, dove le famiglie, dove i bambini possono giocare, divertirsi liberamente e non vedere un autodemolitore presente, per carità, che svolge anche attività importanti dal punto di vista del riciclo della materia. Questo va comunque detto, ma in un'area che sicuramente non è un'area idonea. Perciò noi abbiamo una visione molto chiara, la visione è ridare ai cittadini quel polmone verde, quelle aree verdi, perciò li chiuderemo quegli autodemolitori, non sposteremo il problema in altre zone e creeremo il problema in altre parti. Creeremo dei capannoni dove questi autodemolitori potranno lavorare, operare, anche con le case automobilistiche, trovare degli accordi importanti in termini finanziari, in termini economici, per operare sul riciclo virtuoso. Questo lo faremo. Ora mi sto calmando. Però ricordatevelo, l'indirizzo che questa politica, che questa amministrazione dà è chiudere l'autodemolitore di Centocelle e lo faremo il prima possibile. Grazie.